Allora, invito sul palco Donatella Matucci, autorità nazionale Erasmus Plus, e Luigi Bobba, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Silvia Costa, parlamentare europea, Beatrice Covassi, rappresentante in Italia della Commissione europea, Sandro Gozzi, che ci raggiungerà tra un attimo, sta facendo un'intervista, e Luca Perego, Commissione europea DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura. Vi prego di fare un applauso comune per dare il benvenuto ai nostri ospiti. Partirei con Beatrice Covassi, è la rappresentante in Italia della Commissione europea, quindi fiorentina, vero anche? Quindi insomma è padronissima di casa in questa festa dell'Europa. È osare troppo utilizzare la parola successo abbinata all'Erasmus e abbinata all'Europa? Usiamo questo, no? Siamo qua. Direi. Siamo qua? Sì, come preferite. Grazie Federico, è senz'altro un successo, ma vorrei portarvi innanzitutto, visto che non ho potuto farlo prima, i saluti del Presidente Juncker e della Commissione europea tutta, che ho l'onore di rappresentare qui in Italia da circa un anno, e chiaramente da fiorentina, come dicevi, sono ancora più felice di poterlo fare in questo Salone dei 500, che tanta storia e tanti momenti epocali ha visto passare. L'Erasmus è di sicuro un successo, questi 9 milioni di studenti, ma anche quelli che partiranno quest'anno e quelli che faranno gli apprendistati, che faranno le varie esperienze anche sportive legate all'Erasmus, sono diventati di fatto costruttori d'Europa, sono diventati il simbolo importantissimo che è possibile essere al tempo stesso cittadini e patrioti, cittadini italiani e anche europei. Quindi per noi è importante come Commissione sottolineare questa dimensione e al tempo stesso rilanciare, perché sappiamo che è un anno di grande rilancio, lo ha detto il Presidente Juncker proprio la settimana scorsa in questo salone per lo State of the Union, non è il momento di volare basso, lasciatemi dire, prendendo le parole di Macron, è il momento di ritrovare l'audacia, anche un'audacia del progetto europeo. In questo contesto chiaramente l'Erasmus è importante, perché la stagione dell'audacia europea si aprirà soltanto se questi testimoni di fatto diventeranno anche testimoni consapevoli di quello che vuol dire essere europei. Se voi tutti, mi rivolgo soprattutto agli studenti e ai giovani che vedo in sala, sarete partecipi di una nuova stagione di impegno civico e politico, e la Commissione ha lanciato a marzo, come sapete, un grosso momento di riflessione sul futuro dell'Unione, quindi il Libro Bianco ha inaugurato una stagione di riflessione e di impegno. Questa stagione dell'audacia europea sarà possibile soltanto se noi tutti ci faremo portatori di un modo nuovo di raccontare l'Europa, e quindi un modo che non sia solo una nuova narrativa, ma che sia proprio uno sporcarsi le mani, un metterci la faccia, come stiamo cercando di fare in Commissione da quando c'è la Commissione Juncker, e essere molto concreti, vicini al quotidiano. Quindi un Erasmus che diventi anche, come è stato ripetuto più volte nella mattinata, un momento di importante per le esperienze lavorative, per gli scambi e per il futuro dei giovani. Quindi un successo sì, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia, e dobbiamo farne di più di Erasmus o di esperienze di scambio, perché questo diventi un po' il modo di essere europei e di fare Europa insieme in tutti i settori. Grazie a Beatrice Covassi, e avremo testimonianze anche dei pionieri della mobilità e dell'Erasmus, però prima di dare vita a questa tavola rotonda, il saluto e l'introduzione delle tre agenzie che hanno voluto, promosso e organizzato questa giornata.
iniziamo con Flaminio Galli, direttore Agenzia Nazionale Erasmus+. Indire. Grazie. Buongiorno a tutti. Sarò brevissimo anche perché non voglio essere ripreso da Taddia, che sicuramente ci tiene molto, e comunque voglio lasciare spazio anche a tutti quelli che fanno parte della tavola rotonda. Concorderete tutti quanti che oggi festeggiamo il programma di maggior successo dell'Unione Europea. Un programma che arricchisce la personalità, rafforza la preparazione, crea occasioni di lavoro e di investimento, crea utili reti di relazioni tra persone, istituzioni ed imprese. I dati li hanno già dati, li ricordiamo, 9 sono i milioni di persone che sono state coinvolte nell'Erasmus, nei vari programmi di cooperazione. Solamente quelli nell'ambito universitario sono 4 milioni, di questi gli italiani sono 400.000. E soprattutto l'Italia è il quarto paese per soggetti in partenza ed il quinto paese, la quinta nazione, prescelta dagli stranieri. Oltre ai numeri, quello che davvero convince dell'Erasmus è il contributo che ha fornito alla costruzione di una comune identità europea. Questo contributo è ancor più importante in questi anni difficili. L'euroscetticismo, il malessere, la tentazione di isolarsi, rinchiudersi, si stanno diffondendo a macchia d'olio. Certo, l'Unione Europea ha i suoi limiti, alcune cose possono essere migliorate, ma manteniamo una visuale di lungo respiro e guardiamo la strada che abbiamo fatto. Mi ricollego anche all'intervento del sottosegretario Gozi. Ad esempio, dobbiamo ricordare cosa succedeva appena 80 anni fa in Europa: le persecuzioni razziali, poi la guerra mondiale, la cortina di ferro, la difficile ricostruzione. Uomini e donne coraggiose nei decenni seguenti seppero voltare pagina rispetto agli odi e ai rancori, seppero guardare al futuro e insieme hanno costruito un continente pacifico, relativamente prospero, rispetto al resto del mondo. Ritengo che salvaguardare questa conquista della storia sia la principale sfida politica e culturale che ci attende nei prossimi anni e l'Erasmus è uno dei più formidabili strumenti che abbiamo per poter vincere questa sfida. Uno strumento che dobbiamo perfezionare, rafforzare e rendere ancora più efficace. Da questo punto di vista, l'Erasmus ha ancora grandissime potenzialità. In questo caso, ritengo straordinaria e interessante il lavoro fatto con la Carta della Generazione Erasmus, un documento di grande valore politico, ma altrettanto importante dal punto di vista culturale e simbolico, è la nascita dell'Orchestra Erasmus. Questi ragazzi gireranno l'Italia e l'Europa, portando un messaggio di fratellanza tra i popoli. Lo faranno con il linguaggio universale della musica, che da sempre supera qualsiasi barriera e unisce i popoli della terra. Dedicare il primo concerto assoluto alle nostre studentesse scomparse in Spagna è stato un gesto spontaneo di amore che tutta la comunità italiana dell'Erasmus ha voluto rivolgere a queste ragazze e alle loro famiglie. L'agenzia Erasmus Indire ha fornito il massimo sostegno a queste due iniziative, molto complesse, devo dire, dal punto di vista organizzativo, e spero che ve ne siate accorti anche voi in qualche modo. A questo proposito, permettetemi di ringraziare tutto il personale dell'agenzia Erasmus dell'Indire per il lavoro svolto nell'ambito delle celebrazioni dei 30 anni del programma generale. Grazie. Per l'entusiasmo e per la professionalità che sta dimostrando da tanti anni. È un ringraziamento che mi porta a esprimere un sentito auspicio e lo faccio rivolgendomi direttamente anche agli autorevoli rappresentanti del governo e delle istituzioni qui presenti. È quanto mai opportuno stabilizzare il finanziamento al programma Erasmus per consentire all'agenzia Erasmus Indire di rendere altrettanto stabile la struttura operativa che supporta la gestione del programma. Il rinnovo periodico del finanziamento, come chiunque può capire, comporta un conseguente rinnovo periodico dei contratti del personale dedicato. Con tutto ciò, questo comporta in termini di precarietà e di impossibilità di attuare una vera politica di sviluppo anche delle carriere delle persone.
Il secondo auspicio è che aumenti la dotazione finanziaria complessiva, la dotazione finanziaria complessiva del programma, per dare la possibilità a un numero sempre crescente di cittadini europei di muoversi con l'Erasmus. Quindi aiutare gli uomini e le donne d'Europa a viaggiare, a conoscere i nostri popoli fraterni, ad arricchirsi con le differenze e a completarsi con le novità. E questa è la forza dell'Erasmus, e questa è la missione che ci è stata data e che intendiamo onorare. Grazie. Grazie a Flaminio Galli, direttore Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire. Ora Giacomo D'Arrigo, direttore Agenzia Nazionale Giovani. Sì, qualche minuto anche io. Intanto per ringraziare, questa è la prova che questo è uno dei posti più belli del mondo e che l'Europa ha ancora oggi qualcosa da dire. Intanto per ringraziare il Comune, soprattutto Indire per l'organizzazione, la collaborazione con loro, con INAP, per la gestione congiunta e comune del programma Erasmus+. Noi siamo i più piccolini come agenzia e però, devo essere onesto, abbiamo tratto un beneficio dal fatto di collaborare con realtà come Indire. E negli anni, col nuovo programma, la Commissione ha scelto di unificare sotto un unico nome, Erasmus+, tutta una serie di misure e di programmi e di progetti. Questo per noi all'inizio poteva essere un rischio perché ci appiattiva sul programma più famoso, Erasmus, di cui festeggiamo i 30 anni. Invece poi nel tempo, in questi 3 anni, abbiamo scoperto che è stato un vantaggio oggettivo perché è un brand molto conosciuto, un marchio molto conosciuto, e perché ci ha permesso di fare delle cose che il sottosegretario Gozzi ha detto prima, cioè quello di fare in modo che Erasmus non fosse soltanto per gli studenti universitari, non fosse soltanto per chi frequenta l'università, ma fosse per tutti. La platea dei giovani a cui si rivolge l'Agenzia Nazionale per i Giovani è quella che va dai 13 ai 30 anni, indipendentemente dal curriculum universitario, indipendentemente a livello di scolarizzazione, indipendentemente dal contesto sociale o territoriale in cui si trovano. È forse una delle parti più inclusive del programma, perché permette a tutti quelli che non hanno la possibilità, per scelta loro, delle loro famiglie, economico, territoriali, di essere all'università, comunque di godere e di usufruire dei programmi di mobilità, di scambio e di vivere a dimensione europea e comunitaria come quella normale, come quella quotidiana. E quindi questo compleanno, questi 30 anni di Erasmus, che la Commissione ha voluto giustamente festeggiare legando il trentennale di Erasmus e l'attualità di oggi di Erasmus Plus, ci vedono protagonisti, e siamo ben contenti di farlo perché, e chiudo per stare nei tempi, tolto Erasmus sono circa 100.000 ragazzi che hanno beneficiato di programmi di mobilità in Europa, cioè ragazzi, ripeto, non universitari, che comunque hanno conosciuto questa dimensione e l'hanno fatta. L'anno scorso abbiamo festeggiato il ventennale del servizio volontariato europeo, anche questo ha dato una spinta molto nuova. Adesso c'è la sfida ai solidari di CORE che è davanti agli occhi e per cui siamo già pronti. E tutto questo perché? Perché oggi questo è l'unico posto al mondo, insieme forse all'America e una parte dell'Asia, in cui, cioè l'Europa, c'è un investimento sul capitale umano, c'è un investimento sulle persone, c'è un investimento per arricchire in questo caso i più giovani, perché una volta il tempo della scuola e quello del lavoro erano tempi distanti e separati, si studiava e poi si sceglieva cosa fare. Oggi non è così, oggi c'è un'integrazione di questi due tempi e di questi due momenti molto forte, e l'educazione non formale, quello che impari fuori da scuola e dall'università e che puoi permetterti di imparare con Erasmus Plus Gioventù, è qualcosa che ti completa e ti spinge. La possibilità di inserire il proprio curriculum, le esperienze pratiche concrete che hai imparato grazie a un progetto sostenuto e finanziato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, danno lo scarto e fanno la differenza e ti preparano all'impatto con il mondo del lavoro. Per questo oggi è importante per noi essere qui, per questo è importante, ringrazio il sottosegretario Bobba, il delegato politico del governo con cui abbiamo un'interlocuzione più forte, per la costanza e l'attenzione che ci dà, e per questo è importante perché, mi sembra giusto dirlo, il sentimento della cittadinanza europea è dato anche dal numero di
di contatti che aggiungi sul tuo telefonino di ragazzi, ragazze europee che non sono soltanto quelli della tua parrocchia, quelli del tuo quartiere, quello del tuo comune, ma sono quelli che hai potuto conoscere tramite esperienze Erasmus, tramite esperienze di mobilità, tramite esperienze di scambio, perché il tema dell'identità è quello che è molto importante. L'ho detto in un'altra occasione, ma dirlo in questa sala ha un valore diverso. Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non abbiamo tutti il medesimo orizzonte, non è mia, è di Adenauer, quando fondò l'Europa. Ecco, io penso che il compito di Erasmus e le strutture che ci lavorano, sono molto d'accordo con quello che ha detto Galli rispetto alla valorizzazione delle strutture, della stabilizzazione delle strutture che fanno il quotidiano, la rendicontazione, le attività, eccetera, che sfuggono alla grande massa. Tutto questo fa sì che oggi pone queste strutture nel compito di fare in modo che il più alto numero di persone, in questo caso il più alto numero di regioni, siamo tutti sotto lo stesso orizzonte, non soltanto sotto lo stesso cielo. Grazie e buon compleanno. Grazie a Giacomo D'Arrigo. Adesso la terza colonna portante di questa giornata. Diamo il benvenuto a Paola Nicastro, direttore generale INAP. Dell'agenzia Erasmus Bedfield e rappresento la nostra agenzia e rappresento anche il nostro direttore che è l'avvocato Nicastro che stamane non può essere presente qui. Comunque diciamo rappresento la nostra agenzia che è quella dedicata a coprire un segmento estremamente importante della mobilità che è la mobilità espressa dagli studenti, dai qualificati e dagli apprendisti, cioè da tutti coloro che sono inseriti nel sistema di istruzione e formazione professionale e quindi sono naturalmente vocati a trovare anche all'estero delle esperienze che non siano soltanto educative ma che siano realizzate all'interno di esperienze lavorative. Quindi in questo senso tramite direi grazie attraverso la nostra esperienza e il nostro contributo il programma Erasmus recupera un po' quella lunga tradizione di progetti e di programmi europei che avevano nell'interscambio tra sedi formative e sedi di lavoro una cifra importante. E, tramite la nostra esperienza Erasmus rinverdisce, riattiva questo tipo di contributo che porta giovani ancora inseriti o neoqualificati ad avere una possibilità di apprendimento work-based learn, come si dice, cioè costruito in un ambiente lavorativo. E questo rende l'apprendimento estremamente competitivo da un punto di vista di quella che si chiama l'occupabilità, perché comunque la loro esperienza fa la differenza rispetto al bagaglio di conoscenze, di apprendimenti che avevano all'inizio, perché il loro bagaglio educativo e formativo lo vanno ad applicare in un contesto che è sempre lavorativo. Anche quando fanno delle attività in contesti educativi, il loro percorso educativo ha la caratteristica saliente, viene realizzato come caratteristica saliente in un ambiente o in un contesto lavorativo. I numeri comunque che noi abbiamo realizzato in questi ultimi 3 anni sono direi incoraggianti, estremamente significativi, perché ripeto portano alla platea, portano in primo piano un segmento del sistema educativo che era un po', come dire, un po' quasi cenerentola, quasi secondario rispetto al sistema educativo tradizionale, perché appunto il sistema della formazione professionale. Ebbene, noi comunque abbiamo movimentato oltre 25.000 persone tra giovani e staff e abbiamo finanziato 390 progetti. Molti di questi progetti, anche se non in una quota significativa, hanno dato un'attenzione particolare anche ai portatori di handicap e ai portatori di scarse opportunità, che quindi vengono stimolati a veicolare attraverso questi progetti.
Quindi direi che l'esperienza che noi abbiamo portato in campo è anche un grande stimolo a vedere concretamente sostenuto, non solo finanziariamente, ma anche proprio dalle direttive, dal regolamento del programma, un grande sostegno a quello che è il concretizzarsi a livello nazionale di quelle che sono le politiche, poi le più avanzate, le più importanti politiche che vengono sviluppate da parte delle nostre istituzioni per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi educativi e formativi, per quanto riguarda l'innovazione del mercato del lavoro, per quanto riguarda, per esempio, pensiamo ai decreti, gli ultimi decreti attuativi della Buona Scuola, portano tutti stimoli concreti a iniziative che possono essere intersecate, che possono essere concretamente realizzate, portate avanti dal programma Erasmus. Quindi direi che più che mai il programma Erasmus non è un'opportunità rivolta semplicemente agli individui che la fanno, ma è un'opportunità che può veramente fare il valore aggiunto nel fare sistema del paese e delle istituzioni di cui questi giovani fanno parte. Grazie. Grazie. Entriamo ora nella tavola rotonda e lo farei però partendo da alcuni dei testimonial che oggi sono qua con noi per raccontarci la loro esperienza. Credo ci sia un microfono a disposizione. Vittorio Bissaro o Bissaro? Eccolo lì. Allora, Vittorio, sportivo, velista olimpico, una laurea conseguita al Politecnico in ingegneria aerospaziale, quinto a Rio. Eccolo lì, alzati in piedi così ti vediamo. Vittorio, grazie, un applauso. Ti ha cambiato la vita Erasmus? Sì. Mi ha cambiato e soprattutto mi ha aiutato, perché vabbè, la mia esperienza è molto semplice in realtà rispetto a tante che abbiamo sentito oggi, però per me diciamo l'Erasmus è stato utile, dico una cosa semplice, per imparare delle lingue. Io comunque ho fatto l'Erasmus a Tolosa in Francia e questo mi ha permesso di diciamo imparare il francese e allo stesso tempo imparare lo spagnolo, perché come tutte le esperienze Erasmus, almeno come tutte le esperienze Erasmus di cui ho sentito parlare, gli spagnoli sono sempre presenti, quindi io sono tornato a casa con lo spagnolo e il francese, e questo nei 4 anni che poi ho dedicato, gli ultimi 4 anni alla vela olimpica, mi ha aperto il mondo, perché comunque con 2 lingue in più nel proprio portafoglio ti apre una possibilità di comunicare con tutti incredibile. Poi l'altra cosa che mi piace ricordare della mia esperienza Erasmus è che è stata la prima volta dove veramente ti ritrovi da solo con te stesso. Cioè hai lasciato comunque in Italia, a casa, tutte quelle che era il tuo nome, il tuo bagaglio di esperienze, le esperienze familiari, la tua macchina, cioè tutta una serie di comodità che comunque avevi a casa, e ti ritrovi alla pari di tuoi coetanei in Europa a confrontarti, e soprattutto ti ritrovi con te, diciamo, confrontarti con te stesso, e questo nel mio caso per esempio mi ha aiutato a capire che comunque lo studio era una piccola parte della mia vita, ma poi io volevo fare lo sportivo e probabilmente se non fossi andato via da casa non l'avrei mai capito. Tu sei ingegnere aerospaziale, giusto? Giusto. Quello che hai studiato ti serve nella vela? Sì. Sì? Sì. Non ti ho convinto, vero? No, mi hai convinto. Capisco che non puoi sbottonarti troppo per non svelare magari qualche... No, la verità è che quello che tiene sugli aerei è la stessa fisica che muove le barche a vela. Sempre si parla di aria intorno ad oggetti, quindi è molto simile. Vedi, era semplice. Grazie, complimenti. Bocca al lupo per la tua Crepi. Attività. Grazie a te. Sottosegretario Bobba, so che poi ci deve salutare. Erasmus Plus, nelle sue tante declinazioni, nella sua idea è più un avere o più un dare questa esperienza? È un avere e un dare insieme, perché è evidente che quando si mette in moto una relazione, quando si costruisce un'opportunità di conoscenza, appunto come abbiamo sentito, di un'altra lingua, di altre lingue, di altre culture, di un'altra esperienza di vita, qualcosa si dà, qualcosa si riceve,
e forse proprio questa è la forza della relazione, la forza delle relazioni che si sono costruite in questi anni. Ed è per questo che credo che, come dicevo prima nel saluto, sia molto importante che quella forza generativa che si è sviluppata in via prioritaria, parlo in termini di numeri, nel campo formativo, scolastico, universitario, oggi deve prendere anche altre strade in modo più consistente. La Commissione adesso avrà questo Erasmus Pro dedicato all'apprendistato, cioè alla formazione e all'apprendimento sul lavoro. È l'erede in qualche modo del programma Leonardo che è stato inserito dentro Erasmus Plus ed è, diciamo, fondamentale che anche la capacità di fare tirocinio, di apprendere competenze, di stare in un'azienda imparando, diventi un elemento comune di questo programma e che abbia, come dire, dei moltiplicatori attraverso l'altra gamba di questo programma che vede dei professionisti, degli insegnanti, dei formatori condividere e apprendere altre competenze ed altre esperienze in altri paesi dell'Unione Europea. Insomma, oltre insieme alla cultura, alla conoscenza, anche il sapere tecnico, pratico, professionale è altrettanto importante per costruire questa cultura comune. E soprattutto io credo che se allarghiamo, diciamo, questa seconda gamba, diciamo così, di Erasmus, apriamo anche le porte, lo diceva la ministra Fedeli, a una generazione che magari ha meno opportunità di familiari, di reddito e che oggi è essenziale. Noi si prevede entro il 2020 di avere il 20% di laureati che hanno fatto il programma Erasmus in università e il 6% del totale dei giovani. Ecco, bisogna che ci sia il 20% almeno di tutti i giovani di qualsiasi condizione e su qualsiasi strada e itinerario che intraprendono. Così come credo che il tema del corpo europeo di solidarietà possa essere pensato come uno sviluppo dell'attuale programma del servizio volontario europeo. Cioè diventare cittadini d'Europa vuol dire poter fare un'esperienza associativa, volontaria, di servizio in una comunità che è più grande della tua, che è diversa dalla tua, ma che allo stesso tempo ti fa sentire l'appartenenza a questa patria comune che è l'Europa, anche attraverso questa essere cittadino attivo, cittadino volontario. Ecco, se riusciremo, diciamo così, a utilizzare la forza generativa della generazione Erasmus per allargarne i confini e per qualificare l'esperienza del progetto a un numero più largo di giovani e anche a diventare insieme capaci di studiare e conoscere in tutte le università e le scuole europee, capaci di fare un'esperienza di servizio civile e volontario nelle tante forme associative e di impegno civico che ci sono in tutti i paesi europei e ugualmente di apprendere lavorando e formandosi in una realtà di lavoro e di azienda, forse, diciamo, avremo costruito delle basi solide per un'Europa che non avrà più paura di affrontare i cambiamenti. C'è un bellissimo proverbio cinese che dice che quando il vento del cambiamento soffia forte ci sono alcuni che si dedicano a costruire muri, altri invece a costruire mulini a vento. La generazione Erasmus ha cominciato a costruire questi mulini a vento per sfruttare la forza di questo vento del cambiamento. Michelangelo Belletti, presidente di Vedo Giovane Novara, origine italo-argentina, quindi già Erasmus dentro. Sì. Tu l'hai vissuta su di te, ma soprattutto è quello che proponi con la tua agenzia quotidianamente, questa educazione non formale. Sì, esattamente. Io in realtà non ho fatto l'Erasmus, quello universitario. Era il 94, mi arriva sta telefonata dal Ministero degli Esteri, perché in quel momento il programma Gioventù in Europa
lo gestiva il Ministero degli Esteri, e mi dicono posso andare a Saragozza, un corso di formazione per animatori di scambi internazionali. Quella roba lì per me è stata una folgorazione, io facevo già l'animatore, avevo 23 anni, facevo già l'animatore con i ragazzi in oratorio, nei centri di aggregazione, ma ho scoperto che c'era questa dimensione internazionale. Per me quello non è stato sommativo, ma è stato una moltiplicazione, perché di fatto ogni volta che uno utilizza uno scambio, che vuol dire 10 giorni in cui si fanno tante cose, ci si diverte, ma si tratta con leggerezza alcuni temi che sono forti, partecipazione, tutto il tema della parità di genere, ultimamente il tema degli stranieri, degli immigrati, ci sono tanti temi, tante cose importanti che vengono fatte in maniera molto leggera. Per me questo è stato un'apertura di un orizzonte che non avevo per me e per la mia organizzazione, che già allora esisteva e che di fatto poi ha iniziato a lavorare in maniera molto stabile su questi programmi, a muovere centinaia di ragazzi in giro per l'Europa, ad accoglierne altrettanti e per fare queste esperienze, che sono esperienze piccole ma sono un condensato di emozioni, di abilità, di conoscenze. Quindi per me è stato straordinario. Grazie per la testimonianza, Michelangelo. Rita Coccia, dirigente scolastico ITTS Alessandro Volta di Perugia, cosa vuol dire portare Erasmus Plus all'interno della scuola? Ma vuol dire completamente rivoluzionare sia la gestione dei ragazzi sia la gestione dei professori. Noi lavoriamo con questi scambi già prima dell'Erasmus, perché noi come scuola avevamo già aderito ai Comenius e a Leonardo, quindi quando siamo tutti confluiti in questa grande famiglia ci siamo ritrovati in una famiglia molto allargata. I ragazzi escono, noi quest'anno attualmente abbiamo 6 Erasmus attivi, in questo momento ne abbiamo qualcuno a Creta, domenica vanno a Lisbona, quindi è una rivoluzione generale. Cito un episodio molto gradevole. Noi abbiamo mandato a studiare i nostri studenti, parliamo di studenti di superiori 14-19 anni, 3 mesi in Finlandia, e abbiamo ricevuto finlandesi a studiare nella nostra scuola per altri 3 mesi. In una scuola prettamente maschile le posso dire che lo studio dell'inglese è immediatamente scattato a livelli altissimi, proprio perché la comunicazione con queste finlandesi si poteva realizzare solamente con la lingua inglese, quindi è stato anche un modo per cercare di far transitare alcune discipline in un contesto diverso e quindi per uno studio migliore. Grazie, grazie per la testimonianza. A Matucci l'Erasmus è questa cosa, cioè può rivoluzionare la scuola? Scusa? Grazie di avermi dato la parola adesso, perché mi riallaccio a quello che ha detto la dirigente di una scuola italiana. Oggi è una giornata celebrativa, quindi non si devono dire cose brutte, però visto che abbiamo degli interlocutori così importanti qui, sia da parte europeo che da parte nazionale, diciamolo, Erasmus Plus è stato un successo e lo è ancora, siamo quasi a metà percorso. Ma chi ama il mondo della scuola un po' rimpiange Comenius, perché gli scambi e la mobilità degli studenti, si è parlato tanto di mobilità, tutte le agenzie nazionali hanno sciorinato numeri molto interessanti per noi, ma io parlerei a livello europeo, qui abbiamo gli amici della Commissione, a livello europeo ci sono dei numeri interessanti, ma non poi così straordinari. L'onorevole Costa ce lo ricorda sempre, insomma, che rispetto ai numeri potenziali della mobilità siamo ancora un po' indietro. Comunque, due piccole cose. La prima, viva le scuole, oltre che viva l'università e il resto. Quindi, visto che c'è l'impegno dell'Italia a decuplicare e quindi io mi rivolgo anche ai miei interlocutori interni ma anche a quelli europei, decuplichiamo e consentiamo più mobilità ai ragazzi delle scuole. Io vedo dei ragazzini laggiù in fondo, forse mi sembrate della scuola media, ecco, se non cominciamo a creare dei vivai di mobilità in Europa
già a quell'età, scuola superiore, poi magari ecco, si possono trovare delle soluzioni che in Comenius c'erano e avevano dato un eccellente risultato in Italia, non possiamo poi far crescere i numeri a livelli più alti, cioè a livelli dei professionisti, a livelli degli universitari, a livelli dei dottorandi. Quindi io direi che buon compleanno dell'Europa senz'altro, però questa audacia che qualcuno ha voluto richiamare, mettiamola in pratica sia a livello nazionale che a livello comunitario ed europeo per raggiungere dei risultati un po' più elevati. Grazie. Andrea Chantar, docente di UPTER, Università Popolare di Roma, che cos'è per te Erasmus Plus? Salve, Erasmus Plus, io mi occupo di educazione degli adulti e ho lavorato nel precedente programma soprattutto nella mobilità di adulti, persone di ogni età, di ogni appartenenza sociale. L'educazione degli adulti in Europa ha dato molte opportunità. Persone di apprendimenti linguistici, quindi persone anche adulte, una mia amica Renata di 70 anni che si è messa a studiare l'inglese, insomma, no? Per dire. Persone che hanno conosciuto altre culture accompagnati da abitanti e da amici di quel paese, cosa che non è possibile in altre, magari attraverso un viaggio, no? Quindi l'educazione degli adulti vuol dire anche rompere delle barriere mentali, no? Vuol dire la partecipazione. Ecco, adesso tu mi chiedevi perché l'importanza di Erasmus Plus, perché adesso Erasmus Plus ha accorpato anche quello che era il programma di educazione degli adulti, no? Nel passato. Quindi vuol dire anche questo, vuol dire anche mobilità degli adulti, vuol dire educazione degli adulti. Abbiamo un portale che pare è, qui ci sono gli ambasciatori di questo portale, che si occupa proprio di educazione degli adulti in Europa. Ecco, Erasmus, io non, per esempio non ho fatto l'Erasmus quando facevo l'università, no? E mi sono trovato poi però da grande, da persona che lavora nell'educazione, ecco, e adesso in qualche modo lo sto vivendo adesso, se vogliamo, anche nell'educazione degli adulti, ecco, questo è il punto. E spero che sempre più adulti possano vivere questa esperienza di appunto di mobilità e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che oggi vuol dire cambiamento, perché la conoscenza è la chiave del cambiamento, che oggi vuol dire dialogo interculturale, vuol dire partecipazione. Quindi Erasmus Plus è anche educazione degli adulti e speriamo sempre più anche mobilità degli allievi adulti. Grazie. Luca Perego, Commissione Europea, Digi Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura, e adulti anche, quindi. Sì, beh, innanzitutto grazie per l'invito, perché è assolutamente un'opportunità per chi lavora a Bruxelles, nella bolla di Bruxelles, di avere un contatto diretto con i giovani, con le organizzazioni. Quindi ringrazio l'Agenzia Nazionale e l'istituzione, le autorità italiane, di avermi invitato in questo evento essendo italiano. Credo che uno dei punti di forza del programma Erasmus sia anche questo modello, che è assolutamente unico, di lavorare con delle agenzie nazionali in ogni Stato. Non mi risulta ci siano altri programmi europei che funzionano in questo modo, e vi posso dire che a Bruxelles è studiato come esempio di efficienza, perché evita che da Bruxelles si cerchi di governare tutto quello che succede in ogni singolo Stato, e potete comprendere che è impossibile avere contatti con le organizzazioni sul territorio, le scuole, le università, da un unico punto in Europa. Per quanto riguarda
la provocazione del dibattito lanciato e cerco di essere istituzionale ma non troppo. C'è una in corso una revisione, come è corretto che sia, di metà mandato del programma Erasmus, bisogna aspettare formalmente che terminerà a fine 2017, poi partirà un dibattito per quello che sarà il nuovo programma dopo il 2020, però abbiamo già dei ritorni da parte delle organizzazioni, delle agenzie nazionali, e per quanto riguarda le scuole il tema è noto, non voglio annoiare con tecnicismi, ma oggi le scuole possono solo fare partenariati strategici, non c'è più la mobilità individuale, quindi l'Erasmus Plus ha preso un po' di Comenius ma non tutto, e la brutta notizia è che non si può cambiare un granché da qui al 2020 perché il programma è fatto così. La buona notizia è che il problema è noto, c'è sensibilità anche non solo politica ma tecnica di lavorarci. Nel breve periodo so anche che un altro elemento che non aiuta le scuole è la complessità a presentare progetti, perché bisogna entrare in contatto con altre scuole, la parte anche proprio tecnica, modulistica un po' complicata. I colleghi delle agenzie nazionali possono confermare, ci stiamo lavorando molto, stiamo cercando di migliorare, credo che qualche progresso l'abbiamo fatto, non è finita, vogliamo semplificare ulteriormente. Vi posso dire che un altro ritorno che abbiamo avuto, e qui chiudo, è il fatto che il programma Erasmus deve essere più inclusivo. Va bene le università, ma anche le scuole, ma anche gli apprendistati, ma anche i giovani, e c'è molta attenzione a cercare di allargare il più possibile il programma Erasmus anche a queste categorie, quindi che non sia solo un Erasmus per gli studenti delle università, ma sia un Erasmus Plus per tutti gli altri settori. E ringrazio il governo italiano, ringrazio il governo belga, ringrazio Macron che hanno fatto queste dichiarazioni coraggiose di moltiplicare per 10 il budget Erasmus. Vi posso dire, ho fatto dei conti prima, se veramente riuscissimo a raggiungere questo risultato avremo un terzo dei giovani europei, un terzo, non più il 5%, che potrebbero avere un'opportunità. Beatrice Covassi, che possiamo aggiungere? Speriamo che sia così. Luca, volevo soltanto integrare, perché poi vi devo lasciare per un altro impegno, quello che ha detto Luca sulla difficoltà Bruxelles verso territori, perché è proprio per questo che la Commissione e la rappresentanza della Commissione europea in Italia, che io dirigo, è sul territorio, e abbiamo una cinquantina di centri Europe Direct, anche quello di Firenze che non so se è con noi stamattina, ma che comunque è stato protagonista di questi giorni del Festival dell'Europa, che sono lì proprio per questo, che sono lì proprio per non solo raccordare i cittadini alle istituzioni europee, ma anche per portare in Europa tramite noi quelle che sono le istanze che poi nascono dal territorio e dalle esperienze locali. Quindi contattateci, scriveteci, veniteci a trovare a Roma, a Milano o negli Europe Direct, perché così potremo avere un dialogo anche molto più capillare con tutti voi, e vi ringrazio. Due storie di successo adesso, estremamente targate Erasmus. Fabrizio Leoni, professore scuola di architettura del Politecnico di Milano. Chiedo anche a te quanto l'Erasmus ha cambiato la vita, ma non solo, ti chiederei anche uno step successivo, visto che qui ci sono dei decisori, se c'è un consiglio da dare a chi l'Erasmus appunto lo maneggia. Beh, ci sarebbero molti consigli da dare, ma immagino che le autorità e il governo e i politici abbiano un'agenda che mi pare sia già molto chiara, molto orientata in tal senso. Io voglio ringraziare il sottosegretario Gozzi, perché mi ha fatto ricordare che anch'io sono partito in Erasmus pochi giorni dopo la caduta del muro nell'89, ma io andai a Lisbona, città capitale di uno Stato che era intatta solo da 3 anni nell'Unione Europea, quindi il mio viaggio in Panda 30 da Milano, perché io venivo da Milano, non da Cagliari, che è la mia città natale, a Lisbona la barra della frontiera tra Cáceres, tra la Spagna e Portogallo era chiusa. La notte il confine tra un paese europeo e un altro era ancora chiuso, c'eravamo in un'epoca veramente parecchio lontana. Io oggi, come docente politecnico, mando gli studenti, cioè coordino una serie di programmi Erasmus, scambi con gli Stati Uniti, con il Regno Unito, con la Francia, con Lisbona, naturalmente con Barcellona, che è la città in cui vivo e in cui ho aperto uno studio professionale, che mi proietta in questo mondo. Qualcuno diceva prima, no,
ci sono i cervelli in fuga cosiddetti, espressione un po' bizzarra così, ci sono quelli che rimangono in Italia a tirare la baracca, a far stare le cose in piedi, a portarle avanti, e c'è chi cerca di muoversi in una situazione di normalità, cioè dentro e fuori, dentro e fuori. Quindi, come dire, il consiglio, ma per modo di dire, insomma, tutti sono ben coscienti di dove andiamo, è normalizzare l'idea che gli italiani, i giovani italiani, non è che vadano all'estero in una proiezione freak, in una sorta di momento eccentrico della propria vita, ma vadano, tornino, costruiscono reti di relazioni, binari su cui per far viaggiare idee, merci, contatti, costruendo network che poi creano quella sorta di humus, comunque di campo, di operazione nella quale è normale che gli italiani vadano a lavorare all'estero, non come immigrati portandosi la valigia delle idee o come giovani incompresi italiani, ma in una situazione di assoluta quotidianità in cui lavorano, fanno impresa, fondano, vanno avanti e indietro, tornano a casa, fondano delle famiglie, si muovono in un territorio europeo come i nostri amici americani fanno da 300 anni nel territorio degli Stati Uniti. Quindi consiglio, insomma, voglio dire, sarebbe bene andare in questa direzione, una normalizzazione della vita tra l'Italia e i paesi europei. Grazie Leoni. Chiara Martellozzo, assistente di direzione della Jean Therapeutics di Padova, si occupa di biotecnologie, se non erro. Eccoci qua. Quanto Erasmus ha inciso nel tuo destino? Molta, veramente molta. E amo definire il progetto Erasmus la mia gamba di compasso, e quel compasso che ha disegnato il cerchio della mia vita professionale. E io sono stata inserita nel progetto Leonardo, nel liceo linguistico della città dove vivo, Padova, e sono stata mandata in Inghilterra, nord dell'Inghilterra, inserita in un college inglese e in quello che molti college anglosassoni chiamano Learning Resource Center. E è una specie di biblioteca multimediale con tutti gli strumenti audiovisivi ed elettronici che sono veramente a disposizione degli studenti. Li ho aiutati tramite queste apparecchiature a preparare le loro tesi di laurea e ho messo a punto quelle che sono le mie doti organizzative che sono venute fuori fin da lì e che mi hanno veramente aiutato a trovare lavoro sempre nel mercato nazionale così come in quello internazionale senza problemi. E il progetto Erasmus Leonardo per me al tempo è quella corda che lega proprio l'interrogazione in classe con la prof e la telefonata che devi affrontare così estemporaneamente con i tuoi tutors che non ti conoscono, a cui devi presentarti, che non fanno nulla per capirti, non sono la tua cara prof che sa che sei bravina, che non ci sono problemi, no, non ti aiutano, pretendono di trattarti alla pari in una lingua straniera. Beh, per chi ha studiato lingue come me, quello veramente è il progetto, insomma, quello che ti fa battere il cuore, quello che, a cui vuoi arrivare perché vuoi guadagnarti di essere trattata alla pari in un paese che non è il tuo. Ecco, questo garantisce dei successi sempre e ovunque, con tempi di crisi e non, nel tuo paese, che è ancora un paese che ha, direi, un'istruzione pubblica veramente molto puntuale. Rispetto al mondo anglosassone direi che l'istruzione pubblica italiana è veramente un plus. Se questo si unisce alla pratica che dà progetti come il progetto Erasmus, beh, lo studente italiano davvero diventa competitivo sia sul mercato del lavoro nazionale che su quello internazionale. Ecco. Grazie. Silvia Costa, parlamentare europea. Te la sintetizzo in maniera brutale, cioè battere cassa e battere il cuore, cioè è questa la storia dell'Erasmus. Prima battere il cuore e poi è arrivata la cassa. E credo che oggi abbiamo di fronte una realtà che prima è stata un po' evocata, ma vorrei sottolinearla: la generazione Erasmus e la generatività Erasmus. Noi oggi non stiamo celebrando 30 anni, ma stiamo
verificando con tutte le vostre testimonianze e con tutta la grandezza di questa esperienza che è un insieme personale, sociale, collettivo, istituzionale, mai tanti soggetti così diversi sono riuniti da un programma europeo. Questo è anche interessante. Quanto questo programma è generativo, l'aveva detto prima anche Sandro Gozzi quando diceva cosa ha seminato e con quale larghezza di orizzonte. Oggi prima si diceva, guardate, quando ci fu il programma Erasmus Plus, che qui diciamo Plus, grazie al cielo, ma si deve dire Plus, è stata una grande dibattito in Commissione Cultura del Parlamento Europeo di cui faccio parte, perché noi temevamo un po' che l'unica parola che compariva è quella di successo enorme, il pioniere del spazio educativo europeo e dell'esperienza di mobilità europea, potesse in qualche modo ridurre la percezione della ricchezza delle esperienze che poi si sono invece articolate nel tempo. 30 anni di Erasmus, ma ricordiamoci che su Erasmus Plus non c'è soltanto la mobilità individuale universitaria fondamentale che costituisce più del 70% poi alla fine dell'esperienza, ma c'è 20 anni di servizio di volontariato europeo. 200.000 ragazzi hanno fatto questa esperienza in Europa e nel mondo. C'è Leonardo, c'è quindi le scuole superiori, c'era già l'Erasmus Placement, e anzi vorrei fare un piccolo appello a noi stessi. Noi siamo quinti come partecipazione in Europa a Erasmus, siamo quarti come partenze e quindi come arrivi, ma siamo dodicesimi in Erasmus Placement, che significa tirocini presso opportunità di lavoro, e adesso si aggiunge da quest'anno Erasmus Pro per l'apprendistato. Io sollecito tutti noi, ma insomma le istituzioni in particolare, l'ho detto anche al Ministro Fedeli che è molto sensibile, noi dobbiamo attivare delle reti, delle convenzioni in rete con l'Eurochambre, le unioni delle camere di commercio eccetera, le imprese, perché altrimenti i ragazzi hanno più difficoltà a trovare queste opportunità in Europa. Dentro questo c'è anche lo sport, non se ne è parlato. L'associazionismo sportivo, di volontariato sportivo e di formazione allo sport praticato e non alla tifoseria isterica o violenta, e quella è la vera educazione, è anche un'esperienza importantissima che sta avvenendo sotto questo grande framework di Erasmus, insieme naturalmente a quelle che sono state ultimamente di fronte alla grande emergenza umanitaria, di fronte al tema dei migranti, di cui forse dovremmo parlare, perché sono tanti ragazzi, come avete visto anche da chi cantava, dell'Accademia, che fanno parte del nostro paesaggio urbano europeo. Parlo della nuova linea di inclusione sociale e di integrazione attraverso le nuove call di Erasmus dedicate a loro. E poi c'è un'altra area di cui si parla come adulti in senso generale, attenzione, una grande esperienza di internazionalizzazione delle nostre istituzioni educative a tutti i livelli è venuta dalla grande partecipazione di docenti, educatori e adulti. Allora, la famiglia Erasmus è una famiglia molto estesa, di cui non dobbiamo perdere nessuna delle specificità e quelle che le hanno fatta crescere. Quindi io sono assolutamente a favore, così per essere molto sintetica sulle proposte. Allora, stiamo rivedendo il programma. Il programma va rivisto naturalmente dal 2020, dopo il 2020. Vorrei solo ricordare sommessamente che io sono molto d'accordo, ovviamente, per la decuplicazione, e sono molto fiera che il mio governo è stato il primo in Europa a parlarne. Penso che dobbiamo fare la battaglia insieme, decuplicazione di Erasmus e la battaglia per le risorse proprie dell'Unione, anche perché di fronte anche al Brexit questo problema si porrà fortemente su allargare le politiche e ridurre però le risorse. E sul Brexit vorrei dire una parola. Guardate, le prime vittime del nazionalismo, l'illusione dei sovranismi, gli egoismi nazionali e la chiusura delle frontiere sono i giovani, non solo la generazione Erasmus, ma i giovani in generale. Chi ci ha mandato dagli UK una petizione con 10.000 firme? I ragazzi, che hanno scoperto purtroppo dopo, ingannati da qualche fake news politica anche lì, che perdevano la cittadinanza europea, che perdevano l'opportunità di partecipare a questi programmi, chiedendoci assolutamente di poter continuare l'esperienza Erasmus. Pensate che la UK oggi vede 15.000 ragazzi che ogni anno da lì vanno nelle nostre università, e che dalle nostre università lì vanno 27.000, quindi è proprio lost-lost, non win-win, questo discorso del Brexit. Ebbene, noi abbiamo detto, questa battaglia fatela diventare una battaglia europeista, lo dovete dire l'11 di giugno,
giugno, durante le elezioni che ci saranno in UK, e lo chiedo ai ragazzi, di essere generativi dell'Europa. Ecco, dovete chiedere ai partiti politici in Europa, alla signora May, che deve almeno rimanere nell'area del libero scambio, altrimenti il rischio è che non possano più partecipare ad Erasmus Plus, non per cattiveria dell'Europa, ma per decisione libera, sovrana e purtroppo negativa di un paese. Tutto questo lega Erasmus al futuro dell'Europa. E vorrei dire un'altra cosa di cui sono praticamente fiera. Noi siamo stati quelli che abbiamo salvato Erasmus Mundus, che l'aveva, era stato cancellato, l'azione giovani, che ha una sua importanza perché riguarda giovani e associazioni e non soltanto studenti, tutto il tema anche delle nuove opportunità del volontariato e dello sport. Adesso c'è da pensare, sono d'accordo, a rilanciare dopo il 2020, ormai necessariamente, come diceva Luca Perego, che ringrazio, che è la Commissione Europea, ma insomma è una persona che ci dà una grande mano, la questione della mobilità individuale degli studenti, perché questa è stata una perdita secca. E noi chiediamo anche un'altra cosa, noi come Italia abbiamo, siamo il primo paese che ha firmato un accordo sulla base di una proposta che è venuta da noi, se posso dire anche un po' personalmente da me, nella Commissione Cultura quando ero presidente, poi è stata raccolta dal governo italiano, quella dei corridoi educativi per i ragazzi rifugiati. Noi abbiamo una lost generation di ragazzi rifugiati che sono molto vicini all'Europa, sapete dove? Nel Mediterraneo, che hanno chiesto di poter continuare a studiare. C'è anche per loro, ci deve essere un'apertura. Penso ai corridoi educativi su cui c'è un accordo, università, cioè CRUI, MIUR, Ministero degli Esteri, Ministero degli Interni e UNHCR. Questa è una, diciamo, una bella pratica che noi dobbiamo mettere in campo, altri solo pochi paesi l'hanno fatto, anche con l'educazione a distanza, anche con l'accesso alle nostre università. Qui vedo che ci sono ragazzi della USV di Venezia, ebbene la USV di Venezia insieme a Ca' Foscari, insieme al Politecnico di Torino, ma anche tante università, hanno fatto un progetto meraviglioso, in questo caso per ben 50 ragazzi rifugiati. Anche questa deve essere l'Europa, l'Europa dell'accoglienza e della, diciamo, abituarsi a essere più internazionali. Seconda cosa, l'anno prossimo, devo dire grazie alla nostra proposta, governo italiano e se mi consentite anche Commissione Cultura e Parlamento, sarà l'anno europeo del patrimonio culturale. Dirlo qua non c'è bisogno di commentare. Deve diventare una grande opportunità anche per la mobilità internazionale. E noi, io sono relatore insieme al collega Brock tedesco e della Commissione Esteri, ebbene abbiamo fatto una proposta che è stata condivisa dal Parlamento, spero che lo sarà anche dal Consiglio dei Ministri, che dal 2018, nell'ambito di questa nuova strategia per la diplomazia culturale europea, parta un nuovo programma che non si chiamerà Erasmus, anzi io lancerei un concorso per trovare un nome giusto, di mobilità internazionale dei giovani artisti e dei giovani professionisti della cultura Europa-Mondo, perché quella sarà un'altra cifra della nostra missione che oggi abbiamo, la portare non solo il senso della libertà e della cultura e della democrazia, ma anche un'idea della persona umana, un'idea della civiltà urbana. Qui ha ricordato prima cose di due persone che mi sono molto a cuore, sono nata a Firenze, che si chiamano Balducci e Lapira. E Lapira disse, mi pare nel 54, unendo comuni ed Europa, disse una frase bellissima che più o meno suonava così: le città europee danno alla persona umana la sua misura. Questo è una nostra cifra nel mondo. Ecco, io penso che questo anche di umanizzare la cultura nel mondo come Europa sia una missione di cui non dobbiamo perdere assolutamente le tracce. Grazie a Silvia Costa. Un'ultima testimonianza, giornalista, blogger, presentatrice, una delle poche che è riuscita in maniera puntuale anche a dar voce a questa generazione Erasmus, lei stessa era ed è stata Erasmus, Giulia Innocenzi. Ciao Giulia. Eccola. Ciao. Ti ha cambiato la vita l'Erasmus? Beh, mi ha aiutato tantissimo. Ho fatto l'Erasmus praticamente 10 anni fa, quindi ormai mi sento vecchia anche solo a cercare i miei ricordi dell'Erasmus. E l'ho fatto a Parigi, a Sciences Po, dove si laureano poi quelli che diventano presidenti. Macron era uno di questi,
E quindi è stata un'esperienza un po' particolare, non l'Erasmus che molti raccontano, quello fatto di tante feste e cose varie, che ho avuto fortunatamente, però è stato anche un Erasmus di studio. Infatti mi ricordo queste scene dove c'erano gli studenti, ci si salutava, ça va? E loro rispondevano beaucoup de boulot, molto lavoro, e andavano via. Quindi ho avuto un Erasmus un pochino diverso dal solito, ma che l'ho cercato perché avevo voglia di andare in quell'università, ho avuto la fortuna di poter studiare, avere professori interessantissimi e sicuramente imparare il francese a un livello che poi lo puoi spendere anche sul lavoro. Quindi io mi rivolgo proprio ai ragazzi che ci sono qui, magari alcuni di voi sono ancora molto giovani, quindi l'università la vedrete fra un po' per chi la sceglierà, però sicuramente è un'esperienza che, se avrete la possibilità di farla, fatela, perché oltre alla possibilità di studiare, arricchire anche poi quello che è il vostro curriculum, che poi quando cercherete lavoro vi servirà avere tante belle esperienze che avrete fatto, però una cosa bellissima che ti rimane nel cuore, che te la ricorderai per tutta la vita, sono gli amici che ti fai all'estero in Erasmus. Il nostro gruppo era composto da un tedesco, un brasiliano, un rumeno, c'ero io, una pugliese, un sardo. Tutte cose che nella vita normale non puoi vivere, invece grazie all'Erasmus lo vivi e ti rimangono veramente dentro. Ho imparato qui della mancanza oggi della possibilità della mobilità individuale a partire dalle scuole con l'Erasmus. Io sono veramente un'appassionata del genere, anche al liceo ero partita all'estero, avevo fatto il quarto liceo a Las Vegas, però uno direbbe ma ci sono le scuole a Las Vegas, ho scoperto che ci sono anche le scuole a Las Vegas e ho fatto un anno di liceo lì, purtroppo oggi questa possibilità la possono fare pochi e invece su questo bisognerebbe investire tantissimo, perché poi sono quelle le vere esperienze che ti arricchiscono e che ti fanno poi diventare quello che sei e anche capire che lavoro vuoi fare e cosa vuoi diventare. Grazie davvero Giulia. Grazie. La tua testimonianza e per l'invito alle ragazze e ai ragazzi che ci hanno seguito in questa bella mattinata. Sandro Gozzi, andiamo. Chiudiamo. Scusa, forse. No. Possiamo chiudere? Avevo visto dei movimenti che non avevo interpretato bene. Grazie Federico. No, abbiamo detto praticamente, non so se tutto, ma moltissimo. Allora io direi di, dato che ho ascoltato con grande interesse, con grande piacere le testimonianze degli altri rappresentanti della generazione Erasmus, delle generazioni Erasmus, diciamo che quella nostra, dei post, dei ragazzi, non dello zoo di Berlino, ma del crollo del muro di Berlino e di Giulio Innocenti, sono generazioni diverse. Allora io vi propongo questo, prenderei delle parole e ho delle immagini che mi sono venute in mente ascoltando i testimoni Erasmus e ve le propongo come parole per promuovere l'Erasmus. La prima è certamente mare aperto. Ed è quella di Vittorio. Molla tutto, molla gli ormeggi e vai mare aperto, come hai fatto tu con l'Erasmus, lasciando l'auto, lasciando tutto. E credo che certamente l'immagine di l'Erasmus vuol dire andare in un mare aperto nella tua vita è certamente un'immagine molto giusta, e credo che dobbiamo sempre tenerla presente perché è uno dei punti forti dell'Erasmus. Michelangelo ci ha ricordato la sostenibile leggerezza dei grandi temi di società. Fare l'Erasmus vuol dire aprire la mente e vuol dire affrontare i grandi temi di società in modo molto più libero. E questo certamente è un grande aspetto molto importante di chi fa questa esperienza. Rita ci ha ricordato che l'Erasmus serve anche per vincere la sindrome finlandese, imparando l'inglese. E insomma, mi sembra anche questo un plus. Dell'Erasmus. Andrea ci ha ricordato che non è mai troppo tardi per imparare, non è mai troppo tardi per viaggiare, non è mai troppo tardi per aprirsi ad altre culture e apprendere le lingue, che giustamente tutti l'avete detto è il veicolo principale per apprendere altre culture. Chiara ci ha ricordato che l'Erasmus serve per allargare il cerchio, perché la gamba del compasso non ha sempre lo stesso diametro. L'Erasmus fa allargare il cerchio, allarga il cerchio degli amici, allarga il cerchio delle competenze, allarga il cerchio delle conoscenze, allarga il cerchio delle esperienze. Quindi certamente Erasmus, ragazzi, che dovete farlo, quelli del secondo quadrato lì,
allarga il vostro cerchio ed è una grande opportunità. Sono d'accordissimo con quanto diceva Giulia. Permettimi di dire che a Sciences Po non si studiano solo i nuovi inquilini del presidente dell'Eliseo, ma anche i sottosegretari del governo italiano. Allora, la conclusione è che l'Italia c'è, noi ci siamo, ci faremo sentire ancora di più, perché le testimonianze di chi è intervenuto ci dà certamente ancora più forza per portare avanti le battaglie e le priorità che abbiamo sentito. Abbiamo citato un grande fiorentino, La Pira, ce n'era un altro che cito senza citarlo, senza dire il nome, che la fortuna ci aiuti. Grazie a tutti. E con queste parole chiudiamo questa mattinata, questa festa dell'Europa. Io ringrazio tutti per la passione e anche per il senso pratico che ci avete portato. Grazie a tutto lo staff dell'agenzia Indire e bravo Taddia che ci ha seguito dal 24 febbraio. Complimenti, un applauso a Federico Taddia. Buona Europa, grazie.